questa è un po' la bellezza dell'arte, no? Quella della condivisione e del rendere fruibile, insomma, la propria arte. Al di là delle differenze stilistiche importanti, tutti e due gli artisti sono proiettati verso la raffigurazione dell'uomo nella sua essenza principale, nella valorizzazione di ciò che è integro, di ciò che fa parte della natura e ci aiuta in qualche misura a realizzarci come uomini. E in un certo senso Giovanni Merola e Imma Pegazzani fanno questo, nel senso che hanno trasformato la loro vita, la loro produzione, la loro arte in comunicazione. Comunicare quindi significa una vera e propria vocazione nei confronti dell'umanità per indicare quello che è un senso collettivo. Spero veramente di cuore solo una cosa, che attraverso le mie opere voi riusciate veramente a coglierne il messaggio, più che altro che poi fondamentalmente è dentro ognuno di noi, e di questo io ne sono sicura. Allora, come artista e soprattutto come capuano, sono molto grato e orgoglioso di essere qui in questo museo, questo rinomato museo provinciale campano, in questa mostra contemporanea, e di poter soprattutto rappresentare la nostra comunità artistica. Sono Giampaolo Coronas, il curatore della mostra Genesi, è una bipersonale, quindi proponiamo le opere degli artisti Imma Pegazzani e Giovanni Merola. Imma Pegazzani è un'artista toscana, mentre Giovanni Merola vive e lavora in Austria. Abbiamo realizzato uno splendido catalogo con i testi critici di Maria Pina Cirillo e Vincenzo Pirozzi. Vi ricordo che la mostra è visitabile fino al 5 di maggio. Siamo nello splendido scenario del Museo Provinciale Campano di Capua. Non vi resta che venirci a trovare. Mi chiamo Imma Pegazzani e le mie opere sono legate moltissimo ai miei studi olistici. E cerco attraverso queste opere di mandare un messaggio affinché l'osservatore possa coglierlo e vederne anche i movimenti di questa energia molto soffusa e molto, molto nascosta in certi lavori. E questa, per esempio, rappresenta la dipendenza dal fumo, e quindi ci sono queste forme che viaggiano intorno a dei pali che simboleggiano un po' la sigaretta e che comunque non sono ancora indecise. Vogliono lasciarla, come non vogliono lasciarla, perché ogni forma di dipendenza comunque è abbastanza tossica, sappiamo. Quindi fa male e ci mette sempre in condizione di avere dei sensi di colpa. E i sensi di colpa, secondo me, sono azzurri, sono scuri e si mescolano. I colori solitamente in tutti i miei lavori hanno un preciso diciamo messaggio, si mescolano, si sovrappongono, si sfumano, ma alla fine, insomma, l'attenzione viene data soprattutto a quello che viene vissuto nel momento in cui si realizza. Io sono Giovanni Merola, nato a Capua e vivo a Innsbruck da tantissimi anni e faccio arte da piccolissimo, quindi già da 8 anni che disegnavo, e a scuola disegnavo un po' dappertutto, anche sui banchi della scuola. E poi ho approfondito questa mia vocazione, diciamo, per l'arte
fino a raggiungere un livello, come si può vedere, olio su tela, che ho preso principalmente a Verona, all'Accademia Cignaroli, dove c'era un insegnante che era una restauratrice, quindi sapeva benissimo come questi colori si fondevano, e lei mi ha insegnato, ho appreso moltissimo da questa insegnante. E questa opera, che si chiama Camicetta bagnata, quindi qui voglio rappresentare una persona che non si vede, che non è dentro, ma si riconosce attraverso la pelle, questa sarebbe la pelle, che è attaccata a questa camicia, quindi è una figura non presente, ma presente. Un'immaginazione, con l'immaginazione si immagina una persona all'interno di questa camicetta cosiddetta bagnata, ecco. Sono Maria Pina Cirillo e sono in questo splendido museo per presentare la mostra Genesi, la bipersonale di Giovanni Merola e Imma Pegazzana, organizzata da Giampaolo Coronas. Si è trattato di una mostra particolarmente interessante per la peculiarità dei due artisti. Due artisti pur diversi tra di loro per cifra stilistica e ispirazione, che però sono riusciti a in qualche misura a completarsi, dando un'idea piena di quella che può essere l'arte contemporanea e il messaggio di crescita che l'arte può dare. Tutti e due gli artisti tendono infatti a mettere al centro della loro ricerca la sostenibilità intesa come capacità dell'uomo di vivere pienamente il proprio tempo, di coniugare la visione orizzontale della vita, cioè il collegarsi agli altri, tener conto della socialità, dell'esistenza degli altri, con la verticalità, cioè il tendere a qualcosa che sia veramente degno di essere vissuto. L'unione di questi due elementi appare in tutte le opere di tutti e due gli artisti. Benvenuti al Museo Provinciale Campano di Capua. Oggi presentiamo la mostra Genesi, una mostra che ci presenta due artisti, Giovanni Merola e Imma Pegazzani, due artisti che probabilmente possono apparire al primo impatto profondamente diversi. In realtà sono due artisti che hanno molto in comune. Nello specifico sono due artisti che vogliono comunicare con l'individuo, con il visitatore, con l'osservatore. Per quale motivo? Sono due artisti che vogliono fare della didattica il loro punto di forza. Sebbene uno sia profondamente realistico anche nelle proprie manifestazioni e l'altra invece profondamente astratta, parlano lo stesso linguaggio.